Al Palazzo dei Congressi di Largo Firenze si è svolta questa mattina la settima edizione del premio Guidarello Giovani, reportage in azienda realizzato da Confindustria Ravenna nell'ambito del premio Guidarello per il giornalismo d'autore. Il premio assoluto della settima edizione Guidarello Giovani, nonché il premio video, sono andati alla scuola ITC Ginani di Ravenna, classe vincitrice, la quarta A RIM, con l'elaborato Natura Nuova, Cuore ed Innovazione. Complimenti, non uno ma due premi. Sì, è stata una bella soddisfazione. Ci siamo impegnati tanto, anche i prof ci hanno aiutato molto. Dai, penso che ce lo siamo meritati. Beh, soprattutto il premio principale, quindi siete i vincitori in assoluto di questa edizione del Guidarello Giovani, bravissimi. Come, che progetto avete realizzato e come? Abbiamo avuto la brillante idea di fare il progetto video che si basava sull'elaborazione appunto di un video che abbiamo fatto all'interno dell'azienda. È un'idea originale e innovativa. Che azienda avete visitato? Natura Nuova a Bagnacavallo. Come ti è venuta l'idea? Cosa ti sei ispirato? Beh, insomma, noi siamo partiti da un concetto del premio che ha vinto l'anno scorso, di questa intervista al porto di Ravenna. Abbiamo deciso di creare questo montaggio con varie interviste per spiegare appunto questo concetto di sostenibilità a cui noi giovani dovremmo tenere perché farà parte del nostro futuro sicuramente, quindi ci siamo impegnati al massimo per far entrare questo concetto di sostenibilità, di natura, e appunto tramite questa intervista Natura Nuova ci siamo espressi al meglio, secondo me. Il premio Slide è stato assegnato alla classe quarta D del liceo scientifico Riani per la completezza dell'elaborato, la pertinenza e la profondità raggiunta dopo la visita alla petrolifera italo-rumena. All'Istituto Superiore Liceo di Faenza è andato il premio articolo scritto per l'elaborato Rompere il cerchio, il rifiuto come ricchezza. La quarta B-RIM dell'ITCG Oriani di Faenza ha vinto invece il premio speciale sostenibilità d'impresa. È una grande soddisfazione questa iniziativa che si è consolidata negli anni e che ormai direi è un evento importante per le scuole e per noi di Confindustria. Partecipano tutte le scuole del territorio e direi con grande entusiasmo e con una qualità sempre crescente dei lavori. È un modo perché gli studenti si cimentino con qualcosa di diverso e di nuovo, è anche un modo per noi imprese per far conoscere un mondo, secondo noi, affascinante e stimolante che gli studenti nel loro curriculum non vedono esplicitamente. Per le aziende quindi è importante far entrare i giovani all'interno delle proprie porte. Sì. Noi crediamo di fare tante cose interessanti, belle, ogni giorno cerchiamo di inventare modi migliori per fare quello che facciamo, o nuovi prodotti o servizi da offrire e far capire ai ragazzi come funziona questo mondo, incuriosirli e anche aiutarli magari a indirizzarsi nelle loro scelte successive di studio di lavoro. È importante per le imprese e credo per tutta la città. Settima edizione del premio Guidarello Giovani, tantissimi gli studenti qui al Palazzo dei Congressi, un commento sugli elaborati che sono stati consegnati. Siamo molto fieri perché ogni anno gli elaborati sono sempre migliori. Abbiamo inserito anche nuove categorie, i ragazzi si sbizzarriscono col video, con le slide. Devo dire che l'elaborato sta arrivando a una qualità veramente buona. Negli anni come è cambiato il premio? Come sono cambiati i lavori dei ragazzi? Ma il premio, diciamo, parte 7 anni fa con un elaborato di testo. Abbiamo negli ultimi 2 anni modificato il bando inserendo il video e le slide che sono oggi dei mezzi di comunicazione importanti per i giovani, importanti soprattutto oggi nelle nostre aziende. La qualità degli elaborati è cresciuta notevolmente, soprattutto perché è diventato un vero premio, i ragazzi hanno piacere di vincere e quindi si impegnano al massimo. Per Ravenna e per Confindustria Ravenna, questa è la settima edizione del premio Guidarello Giovani, un premio che è un'eccellenza secondo lei del nostro territorio e della nostra Confindustria? Sicuramente sì, nel senso che noi in Commissione Cultura Confindustria Roma seguiamo molte iniziative legate alla promozione della cultura e della sostenibilità delle imprese. Un premio come questo, con tutti questi ragazzi, è un evento bellissimo per il quale intanto faccio i complimenti a Confindustria Ravenna per averlo organizzato e diventa anche un benchmark per altre iniziative sui nostri territori, perché potremo prendere spunto da questo per proporlo anche in altre sedi.
Ad inizio mattinata, prima della premiazione, abbiamo intervistato alcuni degli studenti presenti al Palazzo dei Congressi. Oriani Faenza. E che azienda avete visitato, che progetto avete realizzato? Abbiamo visitato l'azienda Eco Recuperi di Solarolo e abbiamo prodotto un articolo giornalistico. Com'è stata l'esperienza della visita e l'esperienza di scrivere un articolo? La visita è stata molto importante anche perché finalmente abbiamo visto dal vivo come funzionano le aziende e l'articolo è stato un bel lavoro di gruppo. Allora, noi siamo per il progetto Guidarello Giovani e rappresentiamo Luigi Bucci di Faenza. Che azienda avete visitato? Abbiamo visitato la Riba Compositors, sempre a Faenza, del gruppo Bucci. È un'azienda che opera nel campo del carbonio e dei materiali compositi. Ad esempio fibra di Kevlar, fibra d'alluminio. Com'è stata la visita all'azienda? Che esperienza è stata anche quella di entrare di persona in un'azienda? È stata un'esperienza molto positiva, anche perché essendo noi un istituto tecnico con una specializzazione meccanica andremo a lavorare in campo aziendale tecnico, quindi è stata un'azienda che ci ha aperto una porta al mondo del lavoro, che ci ha comunque presentato un mondo nuovo. Sono una ragazza di geometri e abbiamo visitato l'azienda Bambini e abbiamo realizzato un reportage. E l'azienda Bambini è un'azienda che si trova a Marina, è un'azienda che si occupa della navigazione e dei vari pozzi che si trovano nell'Adriatico o comunque anche all'estero, come per dire nel Mar Rosso, in Grecia. Itinu Lobaldini e Tozzi Renewable Energy. Quindi che esperienza è stata entrare all'interno della Tozzi? Soprattutto formativa riguardo al nostro indirizzo che è l'elettrotecnica, quindi utile direi. Istituto Tecnico Agrario ITAS Perdisa e siamo andati alla Tozzi 3. E com'è stata la visita alla Tozzi 3? Beh, è stata una visita interessante perché ha spiegato molto bene i vari lati positivi del settore rinnovabile.